Salve, come richiesto dai nostri consiglieri del Movimento 5 Stelle del Comune di Rosignano Marittimo e da loro anticipati, abbiamo preso in considerazione quello che è un fatto che è accaduto al deposito della Ineos della località di Vada. Dal 27 al 30 luglio quella fiaccola ha bruciato emettendo fumo nero. L'ARPAT, in un comunicato successivamente inviato, addirittura stabilisce, dichiara che questo quantitativo è di 76 tonnellate. 76 tonnellate bruciate nell'ambiente nel corso dei 3 giorni che vanno appunto dal 27 luglio al 30 dello stesso mese. Abbiamo già preso contatti con il nostro consigliere portavoce regionale Enrico Cantone, il quale ha già iniziato un percorso relativamente alla regione. Chiediamo che la regione si faccia carico di chiarire la sicurezza o meno di questo impianto. Questo aiuto, questa richiesta di aiuto, l'abbiamo immediatamente, noi come gruppo consigliere Movimento 5 Stelle alla Regione Toscana, trasformato in un'interrogazione scritta, esattamente la 45, che è stata protocollata in data 6 agosto dall'ufficio della Presidenza della Regione. È un atto dovuto nei confronti dei nostri cittadini, dai quali abbiamo ricevuto il mandato e quindi sempre fiato sul collo.